Ciao a tutti, questa è la revisione del Thompson M1A1 della Cybergun, acquistato a 120 euro sul sito del semaforo di San Marino. Full metal e boh, passiamo all'arma. Allora, all'interno della scatola si trova l'arma, un caricatore, questo qua è acquistato dopo, la pipetta, la tracolla, qui c'era il caricabatterie, qui c'era la batteria che sede nel calcio. Passiamo al caricatore, che arriva con il prodotto, è un caricatore da 50 colpi, bisogna inserire i pallini con la pipetta. Dopo varie ricerche sono riuscito a trovare il caricatore Thompson della Marui, Tokyo Marui, poi da 250 colpi, che avevo letto che bisognava limarlo qui per farlo entrare dentro, invece entra benissimo. Ora passiamo all'arma. Molto compatta, tutta di metallo, le parti in legno finto sono di plastica, però plastica molto robusta. C'è questo spegnifiamma che bisogna levarlo così rimane scuro. Bene, poi per infilare il caricatore bisogna farlo entrare in questa sede e spingere così entra bene. Per toglierlo invece bisogna tirare su questa levetta e tirare giù il caricatore. Qui abbiamo i selettori, così è in sicuro, così spara in singolo e in raffica. Tacca di mira in metallo, questo si può alzare e spostare a destra e a sinistra. Lo pap, una pap molto buona, una rotella. Boh, parti in metallo. La batteria la sede qui, ecco, per far entrare la batteria bisogna aprire questo, tirare indietro e fare ruotare. Qui a sede la batteria, si collega lo spinotto, si richiude. Pensate di fare questo video di revisione in italiano perché non ne ho trovato manco uno. Spero di esservi stato utile. Ci vediamo alla prossima.